Buongiorno, sono Margherita Quaderni, la presidente dell'Aerocleba delle Orsi e ho l'onore e l'onere di presiedere questo meraviglioso club che è stato fondato nel 1961 da Adele e Giorgio, due meravigliosi appassionati che hanno fatto di questo posto un luogo sicuramente di riferimento, di grandissimo riferimento, non soltanto per l'Italia, ma anche direi per l'Europa. Abbiamo una grande flotta, abbiamo anche una grande squadra di persone che si dedicano proprio come volontari a questa attività e mediamente brevettiamo 30 allievi all'anno. Finale radio Delta 2153, finale 1-0 in erba, arriva lungo e libera destra. È veramente una grande, grande famiglia. Tant'è vero che è sempre possibile provare a fare un volo inagliante per chiunque lo desideri, provare questa ebbrezza del volo senza il motore, che è sicuramente qualcosa di speciale. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Balducci, sono direttore dell'aeroporto e sono anche il direttore della scuola di pilotaggio per il conseguimento della licenza di volo a vela dell'aeroporto di Calcinate del Pesce. Mi occupo dell'addestramento e del coordinamento di tutti gli allievi. Noi abbiamo una scuola di pilotaggio che porta al conseguimento della licenza di volo a vela. Il nostro staff di istruttori è composto da 10 istruttori esperti che si alternano durante la settimana e durante il weekend per permettere la continuità di addestramento dei nostri allievi. E il corso si compone di circa 45-50 lezioni di volo e anche di un corso di addestramento teorico. Vi aspettiamo numerosi nel nostro aeroporto e potete effettuare dei voli da passeggero e per scoprire la nostra zona, la nostra area e vedere dall'alto questa bellissima area di volo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio Rocca, sono il tecnico di manutenzione, il meccanico aeronautico qui dell'Aeroclub delle Orsi di Calcinate del Pesce. Sono 32 anni che lavoro qui, faccio manutenzione a tutto ciò che vola, cioè alianti e aeroplani a motore che si usano principalmente per trainare gli alianti. Questo mio lavoro è bellissimo perché ci sono delle parti di motore, parti di eliche, parti di comandi volo, parti elettriche, parti elettroniche, quindi c'è una completezza di tutto ciò che è il mondo aeronautico. Vi invito tutti a volare qui a Calcinate perché è un posto bellissimo, ci sono dei panorami meravigliosi tra laghi e montagne e il volo in aliante è il più bello che c'è perché è un volo silenzioso.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianluca e qui sono all'Aeroclub di Calcinate del Pesce perché mi occupo assieme a tanti altri colleghi piloti di aiutare, diciamo così, gli alianti e i campioni del volo a vela a raggiungere la quota di sgagno. Buongiorno, mi presento, mi chiamo Antonio Gelfi, sono l'istruttore dell'Aeroclub delle Orsi, come vedete l'hangar alle mie spalle è intitolato loro. Due persone che hanno dedicato una vita per il volo a vela e hanno lasciato in eredità a noi, piuttosto importanti, da grandi appassionati che continuiamo a coltivare. Mi chiamo Gian Pietro e faccio il trainatore qui a Dacao, Calcinate. Questo è uno dei nostri aeroplani più storici, diciamo, ancora dei migliori per quanto riguarda i traini. Sono Don Adriano, da 60 anni in attività di volo. Ho cominciato nel 1963. Sono diventato sacerdote, ho sempre continuato a volare sia su Aliante che su velivoli a motore. Un'esperienza meravigliosa e l'Aliante ha un fascino indescrivibile. Ovunque nel mondo del volo a vela è Calcinate del Pesce è conosciuto. E io posso dire che ho volato veramente quasi ovunque, ma ogni volta che torno qua devo dire che questo è il posto più bello del mondo.